qual è il suo umore? Discreto. Normale che noi ancora, io personalmente, sono ancora preso da morte di Manciu, però poi calcisticamente sto bene. Io ho smesso di parlare dopo Ascoli perché non voglio parlare di arbitri, purtroppo si è continuato su quella strada e penso che la squadra, la società, i tifosi meritano più rispetto. Io sono qua anche per chiederlo a quelli che pensano di decidere e decidono. Poi parlando sulla partita ieri, che è finita ieri, penso che la squadra ha fatto una buona partita. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore che è stato decisivo per il risultato, però la squadra in queste condizioni penso che ha fatto molto bene. Ecco, è sembrato di rivedere, almeno nei primi 25 minuti, non so se è d'accordo, però insomma me lo sta confermando, Pescara di inizio stagione, molto vicino, molto simile agli standard di inizio stagione. A parte che per me abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo, quando c'era più voglia. Per anche lì il discorso, noi abbiamo giocato due partite con Ascoli e con Bari che sono state dominate su tutti i punti di vista. Poi purtroppo il risultato non ci è andato per grossolani errori arbitrali. Ripeto, questa squadra ora si dice che è in crisi, io sono venuto qua per dire che non è in crisi, la squadra ci crede, io penso che ci arriverà di questo passo, è normale che dovrebbe essere tutto regolare, tutto andare secondo quello che dovrebbe andare. A noi ci mancano oggi 8 punti di queste 4 partite, io penso che Pescara con 8 punti in più a 70 non se ne parlava come si parla oggi. Quindi compreso quella di ieri, insomma. Ieri era una bella partita che si poteva vincere, si poteva pareggiare, si poteva perdere, magari per me il fallo sul da rigore su Caprari era forse un po' più evidente rispetto a quello che hanno chiesto loro, come l'ha gomitato a Caprari, era sempre su tutti i campi, penso che si punisce. Diciamo che a Varese in sintesi sono stati i dettagli a fare la differenza. Sì, purtroppo un nostro errore grande di difensivo e qualche palla molto, molto facile da sfruttare che non abbiamo sfruttato in avanti. Ci sono, ci stanno, li fanno anche i grossi giocatori, penso che purtroppo magari succede una partita che non è decisa ancora a favore nostro. Ma un punto in 4 partite si può spiegare solo con le motivazioni di prima o c'è anche dell'altro? Comunque sono pochi. Ne mancano 8. Solo per questo? Io non penso, io ripeto, come voi poi siete quelli che informano, io continuo a dire se non si informa e se non si fanno vedere i gol dell'Ascoli, se non si fanno vedere i rigori con Bari, è inutile che parliamo, per voi è calcio diverso, a me interessa la prestazione, la squadra che lavora e che fa quello che dovrebbe fare, che si mantiene ai regolamenti e per me in questo senso mi dà soddisfazione. Ieri, negli ultimi minuti, pensieri passare a Sovini, metterlo dentro, qualche cambio in più potevi farlo, o va bene così, bastava solo Sovini, negli ultimi 20 minuti. Ah, no, la squadra stava soddisfacendo, tranne Caprari che aveva accusato fatica e quindi ci ha messo Sovini, poi il resto penso che la squadra ha fatto più di quello che mi aspettavo. Ripeto, anche in queste condizioni, perché in settimana sicuramente non abbiamo vissuto settimana felice. Mister, Caprari dal primo minuto.
minuto sembra molto più integrato nella squadra rispetto a quando è entrato precedentemente nella panchina. Probabilmente sarà anche l'entusiasmo del ragazzo, la gioia perché... Vabbè, anche su questo voi valutate così, io ve lo dico sulle cifre, magari la partita ultima dove è entrato Caprari, ha giocato 30 palloni in mezz'ora e prima c'era Sansovini che ne ha giocato 17 in un'ora, quindi integrazione, penso che lui partecipa un po' di più a sviluppo, senza vincere uno più d'area di rigore con i tempi giusti. Mister, lei ha spiegato il motivo dell'essere in sostanza, gli arbitri che hanno fatto gli errori, ma lei il suo pensiero qual è? Che sono questi passi arbitrali scarsi? Ma io sono stato in silenzio perché aspettavo le reazioni, magari per me non è giusto che magari i tifosi vogliono sapere come la penso io e quindi mi sono messo a parlare ora. Prima mi aspettavo qualche parola di scuse da quelli che conducono questi campionati. Io non li ho visti, per loro va bene così. Ma la mia domanda è la questione, ma lei è incapacità o dobbiamo pensare male che il marcio del calcio non va via e c'è un disegno contro il Pescara o meglio un disegno contro il Zero? Non ci voglio pensare, io voglio pensare che noi ce la dobbiamo fare. Dobbiamo fare di tutto per farcela, a questo punto con doppio impegno. Facciamo le cose che facevi prima, le risposte che ti aspettavi. Come hai interpretato questa risposta del Basso? Dopo Ascoli, il guardalino, assistente che non ha visto il primo due gol regolari dell'Ascoli, Melone, piuttosto che fermare, stanno mandando a fare una partita d'altro importante, che è un produttore, io non so se magari da te, quindi è un prego, non è un gioco, stiamo andando a fare una partita importante. E qui a Pescara, come quarto uomo, è arrivato un signore che a Modena ricorderai bene insomma, quello che fece con l'arbitro, ricordo anche la tua reazione dopo l'arbitro. Questa è la risposta. Tu che sicuramente uno che legge tra le righe, l'avrai notato. Vabbè, io lo prendo come provocazione, come prova di riparazione, purtroppo secondo me non hanno riparato, a parte che anche arbitro di Ascoli penso che oggi va a arbitrare la partita di Serie A. In genere quando un arbitro sbaglia con una squadra che è importante al potere, no? E fa vedere quello che lo suona, siamo abituati insomma che i dirigenti arbitrali lo fermano per un po', no? È abitudine e costume. Invece ho sbagliato contro il Pescara, uno è stato andato a fare Empoli e l'altro a Bellevue, questa è la risposta del Palazzo. Vabbè, ma io di nuovo, io ho smesso di parlare per non parlare di arbitri e parlare di calcio, e ora siamo di nuovo qua a parlare solo di arbitri. Io sui arbitri ho detto il mio pensiero e basta. Se dici che ti hanno tolto 8 punti, e basta. Se dici che ti hanno tolto 8 punti, è ovvio che non sbagliato. Hanno sbagliato? Hanno sbagliato, ci sono le prove documentate, pensano che uno se lo inventa. Senta Zema, comunque nelle ultime quattro partite, sicuramente quella con il Varese sul piano del gioco è stata la migliore, quindi significa che la Pescara ha accusato un minimo di pressione nelle tre partite, al di là delle topiche arbitrali che abbiamo tutti sottolineato. È impressione, i numeri non dicono questo. Ascoli, noi solo secondo tempo abbiamo tirato 17 volte. Voi dite che non tiriamo 17 volte, sono squadre che ci vogliono tre partite per tirare. Questo sì, però il primo tempo non mi sembra che abbia tirato così tanto. È stata solo una rovesciata di servizi. Il primo tempo c'ha ragione, ma ne abbiamo fatto 5. Ma infatti dicevo, forse un minimo di pressione ci sarà anche stato. Cioè, io ieri per me no, voi la spiegate con pressione, per me no. A prescindere, ripeto, la partita con Bari, questa partita per me è difficile giocare già sul piano psicologico, emozionale, perché certo. Lo sentiamo tutti. È la partita prima, ripeto. Ascoli, è normale che se prendi due gol irregolari non ti capaciti, non stai tanto fresco. Sì, un avversario che ci ha fatto soffrire,
rispetto agli altri. Secondo me, come diceva Master, cioè tu hai la sensazione, noi ce l'abbiamo in estetica, se tu che poi la lei che dopo quella maledetta sosta della neve non si è più vista per 90 minuti il pescare che, fino a quel punto con l'istinto, nel senso che ora questa è la sensazione. Ma la sensazione vostra è perché voi andate solo dietro i risultati. La sensazione mia e i numeri miei mi dicono che giochiamo molto meglio rispetto a prima. In relazione rispetto a prima quando sono finito? Prima di Natale, visto che parlava dopo Natale. La sensazione. Vabbè, ma i numeri non si possono smentire, quello. Impressioni ci possono essere, quello mi piace questo, è normale che voi siete abituati a valutare secondo il risultato. Io ho fatto le migliori partite con le squadre a Milano, perdevamo, però non abbiamo mai giocato così bene come Milano. Non è il risultato che può condizionare, io le dico, la partita di ieri di Varese l'ho visto una squadra che sta molto bene rispetto alle ultime tre, alle precedenti tre, mi sta molto meglio. Però c'è considerato anche l'avversario. Ho visto un po' un giorno di stanza rispetto al fascione, non è ancora il fascione. Anche su questo, io ogni partita l'avversario finisce con tre ragazzi con i crampi. Il mio ancora non è finito con i crampi. Però fisicamente stiamo. E sono valutazioni. Non sono d'accordo. Prego, scusi. Verratti come sta? Ha preso la botta ieri. Sono preoccupato. Dai, a dove? Sul piano arbitrale sì, sul piano di gioco no. Ha fatto la domanda, ho risposto. È stato chiaro? Io vi reputo abbastanza intelligenti, da capire. Comunque, mi non so se lei, vabbè, lei non mi guarda la discussione, ma abbiamo fatto 2 o 3 settimane, siamo andati molto pesanti, non li guardo, io guardo quelli grandi che fanno opinioni nel mondo e lì se ne parla poco e se ne parla male. Perché c'è senso che sbaglia. Anche telefonicamente nella mia trasmissione ha detto addirittura che questa sera potrebbe dare fastidio in Serie A. Quindi. Io non so quale sono le persone. Detto c'è, però la mia, che mi vuole fare, se non ti sono la versione più antica, la sua calcio. Vatte a vedere che sembra che nell'ultimo 3 sabati, ho fatto le partite, non solo il sottoscritto, ma anche il signor D'Amico e il conduttore hanno rimarcato, non solo nel pezzo mio, ma anche nella Maiola, i doppi sui qui. Credo che il 90 sia una questione importante. Non lo so. No. Non lo so, non l'ho visto, nel senso non l'ho visto. Io so che sono tornato stanotte e c'era scritto sparita Zemanlandia. Mo ce la faccio vedere di nuovo. Dai. Senza, insieme, guarda, vogliamo chiarire anche la vicenda del mancato rinvio della partita col Bari. Purtroppo non ne vorrei parlare più, però ci sono persone che pregano in trasmissione, vogliamo sapere qual è la reale verità, chi è che ha voluto giocare, vero che volete, insomma hanno deciso i giocatori, ha deciso anche lei. Se si può, ma anche lì, anche su questo argomento ne sentite tante. Io non mi sono mai pronunciato, non mi sono pronunciato perché io con Franco avevo amicizia da 23 anni e non volevo fare caso personale. Io penso che poi ci sono gli altri che possono decidere. A me dispiace che Franco è stato trattato così, perché quando è successo con qualche altro giocatore, quando è successo con qualche altro tifoso, le partite non si sono giocate. Anche questo mi sembra mancanza di rispetto. Tra l'altro credo che la squadra, con un paio di giocatori, ci ho parlato in privato, non l'ho visto anche fuori dai competti, tu lo sai, non volevano giocare. Uno di questi qua è un esponente importante dello spogliatoio, ma mai appena visto mi ha detto ma a chi sta vicino, ma non si gioca, non si gioca. Ed è rimasto presente. Anche la squadra ha pensato a me.
non siamo noi a decidere, perché cioè è sensibilità di sempre dei organi. Che la schiera è una mancanza di sensibilità dei vertici del calcio, definiamoli così in generale, cioè almeno abbiamo chiarito anche ieri, purtroppo, telefonate di persone che dicevano, no, perché ho sentito Zeman che diceva una cosa, quell'altra. Zeman non si è mai pronunciato. Senti, proprio in merito a Franco, visto che non si è mai in questi giorni pronunciato in parere, vorrei un tuo ricordo, le due parole, a 7 giorni della scomparsa di Franco, far conoscere così, con una frase, una cosa. Ma io non mi voglio mettere a piangere di no. Ti ripeto, per me è stato un grande ragazzo, un grande compagno, un grande portiere. Basta. Mister, probabilmente la mia sensazione, ma la vediamo un pochino più incavolato del solito. No, no, nel senso, la vediamo più battagliera, anche lo spirito, il modo in cui si sta ponendo oggi in conferenza stampa, non nei nostri confronti, proprio ha voglia di dimostrare, insomma, lei prima ha detto una cosa importante, Zemallani è finita, adesso glielo faccio vedere io, se Zemallani è finita, insomma, la vediamo abbastanza... E io ho tanta voglia, arrabbiato. Penso che anche la squadra che mi ha dimostrato anche ieri sul campo che non si arrende, che vuole, che si rende conto che può farlo. Oggi cosa aspetti dagli altri campi? Niente, nemmeno so chi gioca con chi. È una corsa su te stesso. Cosa si può dire ai tifosi che sabato verranno sicuramente in tanti allo stadio, questa gara importante con Livorno, perché poi dopo vediamo cosa aspetta. Un messaggio a chi ama questa città? Ma io ai tifosi non devo dire niente, per me vengono in tanti, ci hanno sempre aiutato, spero che ci aiuteranno anche in questo momento dove i risultati non ci danno ragione. Facciamo gli auguri magari. Magari vorrei augurare buone feste, buona Pasqua a tutti. Di lasciare calcio per questi 2 giorni, pensare a altre cose. Una sola cosa. E non mangiare troppo perché poi si rischia. No, volevo sapere la sua sensazione. La mia è che non solo questo Pescara, ma anche le sue squadre più forti, quando hanno vinto, e spesso hanno vinto, hanno dovuto stravincere sia nei confronti di disattenzioni arbitrali, è capitato altre volte, sia nei confronti anche delle squadre avversarie, perché una delle caratteristiche delle prime squadre sue, un po' meno dal mio punto di vista di questa, è che giocano bene quando vincono bene, sono meno capaci di amministrare bene il risultato. Allora io le faccio questa, una sensazione, più che un'analisi tecnica su questo. Secondo lei, in queste ultime 8 partite, questo Pescara sarà in grado di stravincere le partite per vincerle? Io sono convinto che deve cercare di stravincere le partite per vincere. Che non basterà giocare per 1-0. Quanto gli dà fastidio che parlano di nuovo della primavera di Zeman? La primavera di Zeman, si parlava un tempo, la primavera di Zeman, adesso è quella di Zeman. Allora, si parla dell'estate di Zeman, autunno di Zeman. Inverno. Mister, quanti punti occorrono secondo lei facendo una proiezione per questo? Non lo so. 8 partite. 24. Non lo so. Insomma, un fatto è certo, sono non basta, non è sufficiente per quella fine del campionato un Pescara normale. Io non lo vorrei normale. Io vorrei qualche cosa di più. Quello di ieri si avvicina al Pescara non normale. Si può fare meglio, si deve fare meglio. Mi sembra che quasi tutte le partite del Pescara sono caratterizzate da episodi da un io. La ragione qualcuno quando dice che è difficile attirare questa squadra con le sue squadre. Qual è la tua opinione? Vabbè che è difficile, mi hanno detto sempre tutti gli arbitri, anche ex arbitri che venivano a allenare le squadre. Si corre troppo e loro forse perdono un po' di lucidità, ma lo stesso succedeva con gli assistenti e ho
oggi cercavamo di darci meno possibilità di sbagliare, purtroppo. Si sbaglia ugualmente. Come si può prevedere la stampa di sentire individuali che poi alla fine si ripercuotono sul risultato? E come si possono prevedere? Non si possono prevedere. Uno pensa che arbitro viene per far rispettare le regole. Sempre cercando di migliorare, poi errori ci stanno e ci staranno sempre, solo chi non fa non sbaglia. E nel calcio, il problema di calcio è cercare di costringere l'avversario a fare l'errore, se no finisce tutto 0-0. Senta, nelle ultime tre partite a sbagliare sono stati soprattutto gli assistenti, che erano perfettamente posizionati. Ci andiamo a rivedere le azioni più importanti. Adesso sicuramente. Perché? Cioè, non è una questione di gioco veloce, perché erano perfettamente posizionati. Io ricordo perfettamente adesso tutte le azioni, gli episodi controversi. Non credo, a me mi mancava nell'immagine Guardalini sul secondo gol. Quello di Ghiasso? Non c'era sull'immagine. Vabbè, d'accordo. Poi è campo stretto, non so. Non si vede. Il due secondi contro il Bayern, ieri l'episodio della posizione mancata di Terrizzi, il rigore di Cabrani, era perfettamente lì lo potevano vedere ieri in quattro, purtroppo. L'hanno giudicato diversamente. Non fa pensare, tanto io ho detto che io non voglio parlare più dei arbitri, tanto poi magari posso dire dove ci hanno danneggiati e dove ci hanno avvantaggiati. Il problema dove ci hanno avvantaggiati io ancora non l'ho visto. Il bilancio del dare avere in questo momento è solo dare, quindi non è vero che si compensano gli errori come a volte si dice. Non è stato mai vero. Senta, mi dice tecnicamente Zara, ne concludiamo perché credo che siamo sul primo gol che cosa è successo? La difesa doveva salire, mi spiega un po' tecnicamente. Per me dobbiamo stare molto più alti quando la squadra avversaria gioca nella propria metà campo, per accorciare, per lasciare spazi e poi per lasciare anche la palla lunga al portiere. Arrivederci, buona giornata, buona festa.